Quello che vedete è una protesi, per esempio, sopra e sotto, che simula la natura, ma vedete, è una parte artificiale. Non sente il caldo e il freddo. Se ci va un sasso che sta in mezzo al sale, non lo percepisce. O se ci hai mangiato le lenticchie senza setacciarle, rompi e te ne accorgi quando è rotto. Ci sono dei cibi che si possono mangiare, altri che non si possono mangiare. È meglio non rischiare. Perché se io ti dico che c'è la macchina che non ti dà gli input, meglio allora non premere troppo sull'acceleratore, oppure non guidare bendato se l'unico input che ti rimane è solo la vista. I cibi come le torte sono pericolosi, possono avere gusci di noci in mezzo. Cioè, ci vanno Sì, mai sì. gusci di noci? E se lo mastichi non te ne accorgi tardi. Serve tecnologia, serve laboratorio, investire molto in tecnologia, ma la tecnologia, la robotica, è qualcosa che rende le cose semplici da produrre, ma replica esattamente quello che tu gli dici, non ha una sua intelligenza. Quindi hai una maniera sistematica di costruire rapidamente qualcosa che può essere però sbagliata di per sé. Per questo è importante fare prima delle prove. Serve il chirurgo, serve il laboratorio, serve quello che faccio io, spiegare oggi, quindi coinvolgere il paziente in maniera emozionale su quella che è la terapia che dovrà fare e non dovrà fare le cose che non dovrà fare dopo, perché durano poi in bocca se registriamo, poi lo diffondiamo a tutti questo e arriva a tutti i pazienti, riescono ancora a percepire meglio di quelli che sono i limiti dei materiali. Serve, poi c'è il progettista, lo vedete qua, il progetto virtuale, si vede poco. Che se ci sono almeno 15-20 persone che entrano in gioco per arrivare al lavoro finito, che è questo qua. Io da solo non riuscirei a farlo questo. Ok, Liviu da solo non ce la farebbe, il tecnico neanche, il chirurgo neanche, il chirurgo si ferma alla chirurgia. È un lavoro, è un progetto questo, dove entrano più persone in gioco, a prescindere dalla linea che realizziamo, che sia standard, premium o superiore, è un gioco di squadra.